Intanto buongiorno a tutti, voglio subito lasciare la parola a Fabrizio perché vorrei che non soltanto ci spiegasse, subito vi spiegasse come fa il programma, ma volevo anche fare, anche testarvi un pochino, farvi capire un pochino come può funzionare. Però mi fa piacere dire che quest'anno siamo riusciti, a differenza degli anni scorsi, a tenere più aperta la rete anche d'estate. Lo abbiamo fatto sia in daytime che in prime time. Poi il caso vuole che due di questi programmi aperti d'estate, cioè La Posta del Cuore e adesso Il Termine Sempre Ragione, siano condotti da Fabrizio Frizzi. Sarà un caso, non sarà un caso, ma comunque lo abbiamo fatto anche perché altrimenti Fabrizio ci vede giusto anche andare su altre reti, come ha fatto recentemente con i Beatles, dove abbiamo detto allora teniamolo da noi, usiamolo al meglio, altrimenti poi ci scappa. Io per il fatto di poter fare un programma di intrattenimento, quindi comunque leggero, ma che riesca con questa leggerezza però anche a capire di più come siamo fatti come paese, a testarci, a chiederci e dare risposte a tante cose, è anche un modo intelligente di fare intrattenimento. È la prima volta che venite testati, eh? Non vi è mai capitato? No. Allora, intanto è un grande piacere avere questa responsabilità di un programma estivo dopo, è vero, dopo un po' di tempo, era un po' che non capitava, e quindi è un bellissimo segnale, questo direi uno che rimane aperta in diretta durante tutta la giornata. Dunque, allora, venerdì sera si parte con questo gioco diverso, speciale, non so come definirete voi dopo che ve lo abbiamo raccontato in profondità, nel quale si gioca a confrontarsi, a rispondere con domande di interesse generale che riguarderanno vari aspetti, comportamenti quotidiani, i luoghi comuni, il rapporto con gli altri, il rapporto con se stessi, il sociale anche, e qualche elemento anche di attualità. E se non in diretta sarebbe stupido non confrontarsi anche con quello che ci succede intorno nel giorno stesso o nei giorni che precedono. Tutti potranno partecipare e divertirsi da casa come si fa normalmente con un gioco televisivo, ma nel nostro caso c'è anche la possibilità, per chi vuole, di partecipare in maniera interattiva, cioè appunto rispondendo alle nostre domande in tempo reale, contribuendo così anche a creare la statistica sulla quale noi giocheremo. Ce l'ha detto il direttore, esiste un'app che è completamente gratuita, quindi non costa nulla divertirsi e giocare con noi durante le nostre serate, un'app che si può scaricare sui canali ufficiali appunto di questo tipo di applicazione, insomma, se preferite, e che mette in rapporto diretto la TV, cioè Rai 1, e il vostro tablet o anche il computer. Facciamo vedere un tutorial che ci spiega come funziona. Adesso appena parte io ve lo seguo in diretta, spero di essere... lo vediamo qua, scusate. Vai col tutorial. Vai, è partito. Ecco, si scarica l'app, bisogna dare qualche elemento personale tipo nome, fascia di età, sesso, stato civile, professione e regione. Si sceglie se partecipare all'estrazione dei premi, nel caso bisogna lasciare indirizzo mail e numero di cellulare per essere rintracciabili se si vince, e poi si è pronti per giocare. Potete anche farlo girare un'altra volta nel tutorial. Per cui al momento opportuno, quando io vi farò una domanda, sullo schermo del tablet arriveranno le quattro opzioni fra cui scegliere e avrete 60 secondi per farlo. Dopo un minuto la vostra risposta entrerà a far parte della statistica di tutte le risposte arrivate, formando così le percentuali. Chi vorrà potrà giocare in alternativa anche sul sito della trasmissione, che si chiama Gli Italiani Hanno Sempre Ragione, è facilissimo da rintracciare. Questo quindi è il sistema con cui noi riceveremo e metteremo in percentuale le risposte dei nostri italiani, cioè del campione di persone che giocheranno interattivamente con noi. Giocheremo anche insieme a tre coppie di VIP che avrete già letto nel comunicato stampa, le amate sorelle Goggi, Loretta e Daniela, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, e poi una coppia di amici sul lavoro, Emma D'Aquino e Alberto Matano del TG1. Giocheremo anche con sei gruppi d'ascolto, sei diciamo, famiglie allargate, nel senso che sono gruppi di lavoro oppure famiglie vere e proprie, che saranno collegati con noi da tutta Italia e che risponderanno alle stesse domande esattamente come se fossero seduti a casa loro. In pratica rappresenteranno dei pezzettini d'Italia che invece di mandarci la risposta come
come avete fatto voi, ce la dicono personalmente. Qual è la differenza? Che i nostri amici VIP in studio dovranno cercare di indovinare quale sarà la risposta più votata dagli italiani, cioè quella che avrà la maggioranza dei voti, e al termine della serata i più meritevoli tra i VIP dovranno scegliere tra i gruppi d'ascolto che saranno stati, avranno avuto il più alto codice di italianità, quindi più vicini ai gusti dell'Italia intera, potranno scegliere chi vince tra questi gruppi e fargli fare un bellissimo viaggio premio. Questo più o meno è il senso del nostro evento, che poi vivrà di ospiti a sorpresa, di momenti divertenti con ospiti a sorpresa, insomma è un grande show oltre che un grande gioco, perché ci sono tanti elementi che adesso non vi raccontiamo, altrimenti non lasciamo nessuno spazio alla sorpresa, che interagiscono con il meccanismo delle domande.